qui è Pata, come vedete siamo nella prima gara di pre-season, come vedete sto andando molto piano e raccontandovi in breve cosa è successo in questa gara. Purtroppo l'ho corsa da solo, cioè l'ho corsa da solo, perché niente l'ho corsa da solo, questo perché? Perché già in qualifica Mark aveva notato un lag e mi aveva avvisato. Allora io per cercare di non perdere la gara, cioè non perdere, evitare di saltare la gara, gli ho chiesto se potevo stare in ultima posizione e cioè far allontanare il gruppo e poi controllare. Una volta che avevo fatto allontanare il gruppo, mi aveva avvisato comunque che il lag era passato, quindi potevo continuare la gara tranquillo. Poi vabbè, ho avuto qualche problema perché ho ricominciato un lag quando c'avevo dietro Flamin e Pepe Alonso e sono stato costretto a farli ripassare. Però devo dire la verità, sono molto soddisfatto del passo gara. Cioè io contavo veramente molto peggio, alla fine sono riuscito a ottenere un passo gara simile a quello di Flamin e ad avere il giro più veloce dopo quello di Castiglio, sono veramente contento. E niente, adesso vi lascio la gara. L'unico piccolo neo è stato durante i primi giri che mi sono girato, ma questo era perché ero finito un pochino in ansia per il fatto che sai, correre un po' da solo, correre con la delusione del fatto che ti tocca correre indietro per il lag e cose così, ti deconcentri un po'. Detto questo, spero almeno di entrare in Pro League. Sinceramente io ero davvero contento del passo gara, poi vabbè, staremo a vedere la valutazione sia di questo sia della prossima gara. Ciao rega! Il giro più veloce personale e il giro che è stato il più veloce per un certo numero di giri.
prima che un certo pilota me l'ho abbattuto.